Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi facciamo una bella recensione di questa action cam, della quale prima andiamo a aprire il pacco e poi la vediamo nel dettaglio. Eccola qui, Wolfhang Action Camera 4K, modello GA300. Apriamo il pacchetto, manuale d'uso, camera nel guscio protettivo e accessori. Qui abbiamo il classico guscio dell'action cam che tirando la levetta si apre e ne esce la nostra bella telecameriera che registra in 4K, ha l'uscita HD e l'uscita micro USB più il posto per la micro SD. Qui abbiamo la nostra protezione per la lente che andiamo a rimuovere, il nostro schermo che è touch. Qui abbiamo dei pulsanti funzione per accendere, far partire la registrazione e per i tasti, diciamo, per muoverci nel menu, le due frecce. E questo dovrebbe essere un piccolo altoparlante. La camera ha qua sotto un alloggiamento, uno slot che serve per inserire la batteria. Dovrebbero essercene due incluse nella confezione. E qui ovviamente abbiamo anche la vite per avvitarla a un supporto. Quindi andiamo a vedere gli accessori. E ce n'è decisamente tanti, quasi tutti incartati singolarmente. Ci sono una e due batterie, come dicevo, e andiamo a togliere una e la andiamo a inserire nello slot e si va a innestare e lo andiamo a richiudere. Andiamo ad accenderla e qui possiamo vedere il nostro display touch dal quale possiamo accedere alle funzioni. Per esempio, possiamo far partire un video o possiamo entrare nelle impostazioni, modificare la risoluzione e tante, tante altre funzioni. Riduzione del rumore del vento, video azione veloce, registrazione in loop, stabilizzatore, timelapse, intervallo. Insomma, ce n'è per tutti i gusti. Tutto il menu, suoni, microfono, effetti speciali, modalità subacquea, autospegnimento. Insomma, tutte le impostazioni per personalizzarle al massimo. Tra gli accessori abbiamo, oltre alla seconda batteria, un microfono esterno che per esperienza in questa action cam il microfono integrato non so come sia in questa, ma generalmente non è mai il massimo. E sicuramente un microfono esterno aiuta parecchio, che si va a connettere alla micro USB e ha anche un bel cavo, bello lungo. Una cosa molto interessante è che ha anche un telecomandino che permette di scattare fotografie o avviare e fermare il video. In questo caso non abbiamo un SD, quindi già dobbiamo andare a mettere. Andiamo a inserire l'SD nello slot e adesso vediamo infatti che non ci dà più il messaggio dove dice che non c'è la carta. Vediamo col telecomandino che scatta a distanza. Basi, bracci snodabili, questa è la custodia non protettiva, altri snodi, il cavo di collegamento al PC o comunque di carica, varie stringhette per assicurarlo in testa, al braccio o al torace, qui abbiamo anche lo snodo per fissarlo, per dire, al manubrio della bicicletta o di un monopattino. Adesivi, c'è un cavetto e un straccetto, delle fascette elettricista. Qui c'è la clip per attaccarla, per dire, a un vestito. Insomma, ce n'è per tutti i gusti. Ora direi che è il momento di fare una prova sul campo, vedere come si comporta. Uptown, dancing all around till the disco ball pops.
be me, and everyone can see your anger is misplaced. Guardate e sentite che pace, solo il rumore del fiume. Presa al calar del sole, vediamo se si sentono i rumori della natura, il trattore che taglia la legna, le montagne, e là c'è il sole. Che pace e tranquillità la mattina presto. Ora più o meno con le stesse luci di sempre, ma con la action cam in questione, col microfono esterno collegato, voglio appunto vedere se la qualità cambia rispetto alla telecamera che uso generalmente. Ovviamente questa è un'action cam fatta per altri tipi di riprese, però facciamo anche questo test.
per questo tipo di riprese anche un po' a distanza può essere comodo appunto il telecomandino che viene dato in dotazione, che mi permette di scattare foto e fermare e far partire il video anche a distanza. Vediamolo anche durante l'utilizzo di qualche macchinario. E a questo punto ci registro direttamente anche il finale del video con questa action cam. Cosa dirvi, amici miei? Per il prezzo che costa, penso che faccia il suo lavoro. L'unica cosa da tenere presente è che ci vuole una SD di nuova generazione, una scheda SD di nuova generazione, per farla funzionare con un trasferimento di dati molto veloce. Con un SD di qualche anno fa ho provato, ma non funziona. Questo ve lo dico perché non è specificato nella descrizione dell'articolo in vendita. Quindi sappiate che se lo ordinate dovete ordinare anche una scheda a parte, altrimenti poi vi arriva la telecamera e non potete utilizzarla se non ce l'avete già, magari acquistata in precedenza. Detto ciò, è molto accessoriata, molto ben rifinita, sembra ben fatta, la qualità video mi pare che ci siano, ma questo lo potete giudicare anche da voi guardando il video. Sono molto comodi gli accessori in dotazione perché si prestano a veramente tanti utilizzi. Molto comodo anche il microfono esterno. Sappiamo che i microfoni integrati, specialmente delle action cam, non sono mai granché, anche perché non sono fatte per quello. E poi il telecomandino, anche quello veramente una cosa che in un'altra action cam che ancora ho non era presente e che trovo molto utile. L'unico neo che possiamo menzionare è appunto il fatto che bisogna acquistare una scheda SD a parte perché la telecamerina non ha memoria interna, quindi senza scheda ad alta velocità non è utilizzabile. Però dal momento in cui lo sappiamo, lo mettiamo in conto e l'acquistiamo separatamente. Buono anche il fatto di avere due batterie in dotazione, in modo che quando se ne scarica una abbiamo già l'altra carica per continuare la nostra registrazione. Quindi, come sempre, se vi dovesse servire una action cam come questa, avete visto che si presta a diversi utilizzi, in descrizione trovate il link per l'acquisto. A me non resta da fare altro che salutarvi e augurarvi buon fai da te a tutti.